E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Prima di iniziare, un bel pollicione in su e iscrivetevi al canale perché manca davvero poco ai 300.000 iscritti. Quindi dai raga, arriviamoci il prima possibile. Come potete vedere, oggi vi porto un video assurdo e super interessante. Un video in collaborazione con Nvidia. Come sicuramente avrete notato, alla mia destra abbiamo una bellissima signorina. No, non sono io ovviamente. In questo caso sto parlando di questa scheda video fantastica. Come sapete, queste schede video sono uscite proprio da pochissimo tempo. Sono appunto le schede GeForce RTX e oggi ho proprio modo di mostrarvene una. Questa qui è la 3080 peraltro di Nvidia. Oggi vi andrò a spiegare alcune caratteristiche molto interessanti e importanti da sapere riguardo queste nuovissime schede video GeForce RTX. Con queste schede abbiamo tre tecnologie molto molto importanti che ci permettono di avere un miglioramento all'interno dei nostri videogiochi sia a livello di performance che a livello di qualità immagine. Le tecnologie di cui vi andrò a parlare oggi, come vi ho detto, sono appunto ben tre. Il ray tracing è in grado di migliorare la visualizzazione delle ombre, migliorando la resa grafica dell'ambiente e anche i dettagli. Questo perché l'RTX, il ray tracing, va proprio a simulare in modo del tutto realistico gli effetti luce e gli effetti ombre. L'Nvidia DLSS è un nuovo sistema di anti-aliasing che utilizza proprio l'intelligenza artificiale per andare a boostare e migliorare la performance del nostro videogioco. Come sapete, gli FPS per giocare ovviamente sono fondamentali, perché maggiori sono gli FPS, maggiore sarà la nostra esperienza di gioco per avere appunto un gioco più nitido e più fluido. Inoltre abbiamo l'ultima tecnologia, che è appunto Nvidia Reflex, che è già integrato in Call of Duty e va proprio a ridurre la latenza del nostro sistema, così da avere un tempo di reazione praticamente immediato e quindi poter essere più competitivi. Quindi niente ragazzi, spero di esservi stata utile e di avervi dato maggiori informazioni riguardo le tecnologie di queste fantastiche schede video GeForce RTX. E adesso siamo pronti per andare a testare il tutto. Andremo a giocare a Call of Duty Black Ops Cold War. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste schede video che sono a dir poco spettacolari. Godetevi il video e una buona visione. Dunque, allora direi di andarci a fare una partita veloce e let's go. Bene, ci siamo. Dovrebbe essere una mappa innevata. Allora, il fatto che noi abbiamo appena iniziato a giocare, quindi abbiamo delle armi completamente orribili. Però l'M16 con il pompa ci starebbe bene e mi sa che è proprio la classica che andremo a prendere, sentinella, quindi andiamo di sentinella. Bene, vediamo un po' come ci troviamo con queste armi. E via uno, ragazzi. Ez. Via due. No! Quasi. Dobbiamo abituare, ragazzi. È nuovo anche per me il gioco. Via uno. Vuol dire che non è male l'M16. Ah, ok. Quindi con questa bomba in realtà posso sparare più frequentemente. Non lo sapevo. Allora, donde stas? È broken sta bomba. Dovrebbe esserci una a sinistra. Ci vediamo all'inferno. No 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 no. No, stavo caricando. Il signore è con me. Ci dovrebbe essere uno qua. Classici. No, perché allora devo levarmi il vizio di caricare. Cioè, ammazzo una persona e carico l'arma. È sbagliatissima questa cosa. Senza paura. Qua. Ok. Volevo ammazzarvi. Volevi, eh. Allora, in teoria. Cavolo. Peccato. Ma li stiamo veramente spaccando? Ci stiamo vincendo malissimo. Va bene. No, ho preso l'assist. No way. Pam pam pam. C'è un altro. Che arma c'ha questa? Vediamo, proviamola. Questa è una mitragliera. Cioè, non è una mitragliera. Oh. Bella questa. No, 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 no. Io ho too high end. Questo mi sa che giocava senza cuffia. Ok. Sembra una granata. Vado, raga, sono fortissima. Bene. Fire in the hole.
caricare il pompa, subito. No, 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 no. Che mi spara? Come on. Guarda come campera. T'ho visto? Ora non ci sei più? T'ho visto? Dai, picca. Bene. Oh, ho sparato al mio amico pure. Però uno l'ho ucciso. Ez. Granata, attenzione. Ah, è rimasto uno di vita. Preso. No. Che c***o era? Bene. Sono sicura che man mano che si gioca di più a questo gioco si possono avere delle skill, puoi personalizzare le armi, quindi il mirino, tutto quanto, il che è super comodo. Oh oh oh. Oh 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 oh. Aia, preso. Questo è imploso nel nulla. Fire in the hole. Non ci provare mai più. No, 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 scherzavo. Devo imparare a stare zitta, forse è meglio. In realtà ci stanno recuperando. No, 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 voglio vincere questa partita. Sto facendo una partita buonissima, la voglio vincere. Non me ne ero accorta. Non l'avevo visti, ragazzi, vi giuro, non l'avevo visti. Dobbiamo recuperare. E poi in realtà non stiamo vincendo per le kill. Doppia. Ne diamo lì. Ma dai, ma, no, ma sono ciecata. Come ho fatto a non vederlo? No, raga, ma stiamo perdendo. Dai, ma era un game fantastico però. No, non, non mi sta bene. Ok. Ma che fai, zio? Vedete, questo tipo c'ha l'arma. Lo sapevo che mi pushava. Vabbè, i panini però no. Ok, sono buoni, però. No, raga, abbiamo perso. Dai, avevo fatto il panico. No, voglio vedere un attimo che. La miglior giocata della partita l'ho fatta io? Ciao, oh, belli. Pog, raga, la miglior giocata l'ho fatta io e ho iniziato a giocare adesso. No way, no way. Ma no, ragazzi, ho fatto tantissimi danni. Guarda là. Quante uccisioni ho fatto, però, scusami? 49 uccisioni. Uccisioni, non so manco parlare. Vabbè, ah, bella partita lo stesso, anche se abbiamo perso, purtroppo, però è stata comunque una bella partita. E niente, ragazzi, purtroppo la partita l'abbiamo persa, non per colpa mia. Però anche se abbiamo perso, comunque ho fatto una partita assurda. Cioè, nel senso, devo dire, molto bello. Particolare come gioco, nel senso, io che sono abituato a giocare gli FPS e Battle Royale da ormai tantissimi anni, la mano la riprendo dopo qualche... Cioè, la riprendo quasi subito. Mi servono un po' di partite per abituarmi. Infatti, avete visto che io non avevo nessuna classe, ma comunque è andata abbastanza bene. Peccato per la sconfitta, molto 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 close. Niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se questo video è stato di vostro gradimento. Noi, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video e io vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi. Una buona giornata e alla prossima.